Salve, cara amica Marina Pandolfi, spero che questo videomessaggio ti arrivi. Purtroppo qua c'è ancora adesso uno sciopero delle poste, del servizio postale, per cui ti volevo mandare una cartolina, ma è da un mese circa, più o meno, che c'è sciopero in tutto il paese, in tutta Argentina. E quindi non ti sarebbe arrivata. Già stiamo a 24, la vigilia di Natale, e quindi vabbè, non ho potuto mandartela. Allora ti mando i miei auguri di persona, così attraverso il video. Purtroppo adesso non sei collegata in internet. Io ti scriverò una lettera, però adesso, tanto per mandarti dei saluti, spero che tu in questo momento ti trovi nella casa di una delle tue figlie, oppure quando andrai, che potrai magari entrare in internet nel computer di una delle tue figlie, per vedere questo videomessaggio che io carico nel mio canale di YouTube, Sant'Enchan, e che tu poi potrai vedere attraverso un link, perché se te lo mando per posta il video, poi magari è troppo pesante. Giustamente, e quindi perché la cosa sia più semplice, io cerco di caricarlo con la mia videocamera, webcamera, e così vediamo se ti arriva. Certo, è una bassa risoluzione, infatti si vede che cosa è, però con la webcamera, diciamo, si forma poco a poco dal vivo e poi si carica. E quindi non c'è il problema poi di caricarlo nel sito, eccetera. Allora, bando alle ciance, ho ricevuto la tua preziosa lettera. E non mi sono scordato di risponderti, ma qua il tempo passa, poi c'era sciopero delle poste. Ho ricevuto la tua lettera, bellissima. Peccato che, ecco, mi dici che appunto le cose là vanno molto male. Certo, quello che si vede nella tele è anche tragico, ma comunque il nostro ben amato paese ha avuto dei problemi già dal 92, 96, 80 e passa, quindi ci dobbiamo essere purtroppo abituati. Uno non si abitua mai a stare male, ma la classe dirigente italiana è stata quello che è stato. Adesso molti rimpiangono l'euro, perché ce lo vendono, cioè rimpiangono la lira, e rimpiangono di avere l'euro, perché ce lo vendono in pratica i tedeschi, che sono i padroni della Banca Europea. Ma quando c'era la lira, tutte le svalutazioni, siamo arrivati ad avere un euro così caro perché la lira stava in fondo. E vabbè, sono i mali della politica italiana, ma non è di questo che volevo parlarti. Volevo farti, a te, alle tue figlie, a tutti i tuoi familiari, degli auguri di passare un prospero e felice Natale, pieno di felicità, di amore, di soddisfazione, di prosperità, di denaro, di tutto quello che di buono ci può essere. E poi magari ti mando anche dei messaggi per l'anno nuovo, perché qua durante tutta questa settimana forse continuerà lo sciopero delle poste in Mar del Plata e non è che cambieranno molto le cose. Questo video lo pubblico in privato, però ti mando un link così lo puoi vedere. Niente, come dire, speriamo che questo Natale sia buono, fra qualche ora, forse già in Italia è già Natale, e che l'anno nuovo che venga, 2014, sia meglio di questo, se no perché cambiare di anno? Rimaniamo nel 2013 e chi se ne frega, perché avere un altro anno se va a essere peggiore di questo? E beh, allora ti ringrazio anche di tutti i libri che mi hai mandato anni fa,
che li sto rileggendo sul buddismo e sul Tibet. E niente, appena avrò qualche idea, qualche opinione su quello che leggo, ti farò dei commentari, magari per scritto, o magari vediamo se tu hai opportunità di andare a casa di una delle tue figlie che hanno internet. Magari, ecco, io ti mando il link, metto il video così, poi mi dovresti dire se, perché io per Natale, siccome per il compleanno mia madre si era fatta regalare un cellulare economico, il Samsung 2121, però era troppo economico, per questo Natale gli ho regalato questo cellulare. Allora c'ha una bella tastiera, proprio per comunicarsi uno nelle reti sociali. E c'è la possibilità di entrare in Orkut, per esempio, o Yahoo, o Messenger, eccetera. Se tu c'hai un cellulare, vabbè, forse non hai wifi, perché così ci possiamo mantenere in contatto. Se tu c'hai un email, Yahoo, Live, Hotmail, non so, dimmelo. Magari, ecco, con una rete sociale, ogni tanto possiamo chattare. Non so, magari col cellulare, perché a volte c'hanno 3G o 4G. Certo, per chattare quel giorno, bisognerà spendere qualche euro, non so come in Italia. Qua sono 2 pesos. L'euro sta a 8 o 10 pesos, quindi sono centesimi, però là non so come, perché ogni tanto entro nelle reti sociali, purtroppo non si può vedere, e certo non conosco nessuno, allora scrivo, mi chatto da solo, non so, pubblico delle idee. Ecco, se tu c'hai Yahoo, Gmail, Hotmail, credo che tu hai Hotmail, sì. Con Hotmail ci potremmo vedere in Messenger della Hotmail o in Skype. Io col cellulare, ecco, adesso si vede perché è diminuita la luce. Col cellulare in Messenger, con questo che c'ha l'S40 sistema operativo, che è della Nokia, Asha 302. Con quest'altro, che me l'ha regalato per il compleanno 2013, gennaio, mia madre, potrei mettere Skype. E poi per il Natale adesso mi ha regalato un tablet. Beh, ci siamo fatti questi regalini, però di più non. Beh, allora mi raccomando, stai bene? Sono contento, nell'ultima lettera mi ha detto che si è migliorata del braccio. Complimenti. Non ti preoccupare, anche qua le cose stanno male. Hai visto dei saccheggi che ci sono stati in Argentina? Ti manderò dei link di video, di foto, che hanno fatto dei video con delle foto, che hanno fatto dei saccheggi bestiali, come già nel 2001 quando hanno scacciato un presidente dall'Argentina della Rua facendo i saccheggi. Quindi è una cosa che già viene da decenni, questa storia di cambiare presidenti facendo saccheggi nei supermercati, le tifoserie sono violente, un po' come là, insomma. Argentina non si assomiglia purtroppo alla Scandinavia, Germania, Svezia, Svizzera, Olanda, Francia, Inghilterra. L'Argentina si assomiglia a Italia, Spagna e Grecia, e quindi già sai un po' come si sta qua. Come da noi, gli stessi politici corrotti, violenza negli stadi, si ammazzano, non fanno niente. E la polizia è corrotta, tutto come da noi quasi. O peggio, perché qua è il terzo mondo. Là è il primo, Italia, che sta sempre più vicino all'Albania. Ma qua no, Albania sta molto sopra di qua. E quindi, ecco, a parte quello, mi manca molto il nostro paese. Fammi sapere le tue pratiche buddiste, io adesso mi riposo un po', però inizierò a praticare qualcosa. Sto facendo nuoto correttivo 2 volte alla settimana.
Sto ingrassando un po'. Beh, ecco, non ti voglio annoiare troppo, magari poi mi devo organizzare in un video migliore. Adesso sono le 18:24, da dovrebbero essere le 22:24 o le 21:24. Spero che questo video ti arrivi subito, per quello adesso taglio, lo edito e non c'ho molte cose per la mente da dire, purtroppo lo sto facendo durare troppo. Allora, mi raccomando, cara amica Marina, mi raccomando, stai bene? Ecco, come vedi lì, alle mie spalle, c'è il tempietto buddista, che non so se da qua si può vedere. Ecco, sopra la chiffonniere, sopra l'armadio, il tempietto. Poi ti manderò una foto. Niente, dovrò farti più video. Così prendo un po' di pratica. Fammi sapere se sei andata a Pomaia e tutto. Qua oggi hanno fatto 30-33 gradi. Pazzesco, però una o 2 settimane fa facevano 15 gradi, un'ondata di freddo fuori stagione. E io mi sono preso male di gola. Vabbè, allora ti lascio. Poi ultimamente ho letto, però non ho letto nulla di buddista. Devo riprendere gli studi buddisti. La pratica della meditazione le ho un po' trascurate. Grazie di tutti i libri che mi hai mandato nel passato, li sto rileggendo. Niente. Ciao, magari in questi giorni faccio un altro video per vedere. Tu fammi sapere se l'hai potuto vedere questo. Non ti preoccupare che non lo vedi, non li vedi subito. Io ti mando il link e tu magari al mese, li puoi vedere. Tanto non è nulla di trascendente che ti dico, per cui con il tempo, poi magari tu, ecco, io ti mando dei video e tu scrivimi delle lettere, non c'è problema. Oppure dimmi se hai la possibilità con lo Hotmail che hai, che io ti possa chattare se ti trovo. Magari non so a che ora hai accesso al cellulare, vedo. Eventualmente dammi il numero, di cellulare che ti mando degli SMS o qualcosa del genere. Ciao. Buon Natale, mi raccomando. E buon anno nuovo. Comunque, in ogni caso, cercherò di mandarti un video, il link di un video, così ti sarà più facile vederlo e non lo dovrai scaricare nel computer per l'anno nuovo. Per il momento, buon Natale e spero che ti porti tanta salute e prosperità. Amore, amicizia, denaro e tutte queste cose qua. Ciao, dal tuo Shen Ten Chan.